Tell me what to do. Show me how to feel. Under your control. Con il campione del mondo Lorenzo Dalla Porta, che effetto ti fa sentirti dire, insomma, sentirti con questo nuovo titolo? Tanta roba, mi vengono ancora i brividi sulla pelle a sentirlo. È una cosa che desideravo da tutta la vita e diciamo che ora è uno step verso la MotoGP, ma vincere un campionato del mondo così è veramente tanta roba. Senti, ho visto la festa di lunedì con tutto il paese che ti ha celebrato. Tu i tuoi festeggiamenti, insomma, come sono stati i tuoi festeggiamenti? Che cosa hai fatto? Li hai ultimati i festeggiamenti? Allora, quello della festa in comune è stato solo un benvenuto. E la festa sarà sicuramente dopo il Gran Premio di Valencia, ancora non so quando, però già lunedì era venuta tantissima gente, sinceramente non me l'aspettavo, ma no, i festeggiamenti veri ancora devono iniziare. Ovviamente, insomma, guardi ancora il campionato, devi ultimare, insomma, le tue fatiche. Il campionato l'avevi già vinto anche prima dell'ultimo GP, ci hai tenuto però a toglierti un'ulteriore soddisfazione in Malesia, dove hai vinto anche la gara, quindi insomma davvero un bel modo di festeggiare. Che gara è stata quella in Malesia? Ma sicuramente non ho nessun tipo di pressione da dopo la gara di Phillip Island, perché ormai diciamo che il lavoro è fatto, l'obiettivo era quello di vincere il mondiale e ci siamo riusciti, quindi ora si tratta solo di sempre di lavorare al meglio, chiaramente, perché è quello per cui abbiamo iniziato e quello che voglio fare. Ma divertirmi senza pensieri, diciamo, quindi no, è molto più semplice, diciamo, perché non c'ho preoccupazioni di niente, solo fare quello che so fare meglio e farlo al meglio. Quindi la gara in Malesia, diciamo, è stata quasi più semplice delle altre. No, non tanto per la velocità, perché alla fine vado sempre forte, ma diciamo a livello emotivo forse è stata la più semplice dell'anno, perché non avevo preoccupazioni, ecco, quindi mi sono solo divertito e ho vinto. Senti, hai parlato di emozioni, no? Allora ti chiedo, qual è stato il momento più bello di questa stagione? Ovviamente hai vinto il mondiale, quindi mi immagino, insomma, quello sia un momento davvero molto alto, ma un momento in cui magari hai anche capito che ci si poteva fare, che il mondiale era a portata, un momento in cui hai detto ok, siamo forti, sono forte. Ma ti dico la verità, siamo forti lo sapevo dalla prima gara in Qatar, quando ho finito secondo, ma solo perché mi hanno passato sull'ultimo rettilineo, ecco. E ti dico la verità, la gara del Mugello ho detto questo mondiale me lo voglio portare a casa. E poi io penso Silverstone e poi anche la Thailandia, ne ho avuto le ultime conferme. E invece il momento più duro, il momento più difficile in questa stagione, il momento più duro da superare, qual è stato? Sicuramente la gara della Thailandia, perché il giovedì prima di iniziare le prove è scomparsa mia nonna, che è la ragione del mio numero di gara e la ragione, anche una delle ragioni per cui ho iniziato a correre, quindi era una persona molto importante per me e è stato uno dei momenti più duri della mia carriera, credo. Riuscire a superare quel dolore e finire la gara secondo solo per un piccolo errore all'ultima curva è stato un momento di grande emozione per me, dove ho detto ce la faccio. Quindi anche dalle difficoltà hai saputo rialzarti. Questa cosa del numero di moto, no? Del numero 48, dedicato appunto all'anno di nascita di tua nonna, è diventata anche un po' un tuo simbolo, no? Il 48 ormai è riconoscibile come il numero di Lorenzo Dalla Porta. Ho visto che è stato accostato a un altro numero che inizia col 40, il 46 di Vale Rossi. So che sei un suo tifoso da lungo tempo, insomma l'hai sempre seguito.
anche se hai detto che Marquez adesso è più completo, insomma, guardi alla MotoGP con grande interesse. Sì, sicuramente, come mi sembra ho già detto, i piloti della MotoGP sono l'elite, diciamo, quindi sono quelli da dove bisogna imparare, ecco, perché noi ancora siamo ragazzini e c'è sempre da imparare, soprattutto da gente come Rossi e Marquez. Senti, ti porto proprio anche sul tuo futuro. Ovviamente tu sei concentrato su Valencia, però immagino siano arrivate tante telefonate da parte dei media, da parte della televisione, dalla stampa, un po' da tutti. Però immagino che qualcuno, insomma, anche degli addetti ai lavori stia pensando a Lorenzo Dalla Porta per un futuro. Tu come guardi al tuo futuro? Sarai in Moto2? Sarai ancora in Moto3? L'anno prossimo sarò in Moto2 con il team Italtrans e sì, ci sto già pensando, perché dopo la gara di Valencia il mercoledì e giovedì proverò la Moto2 ai Reds, quindi sono molto curioso, perché è una categoria tutta nuova da scoprire per me e tutti mi dicono che è esageratamente divertente, quindi non vedo l'ora di provare la moto. Senti, c'è già un pilota in Moto2 che magari conosci, con cui hai avuto anche la possibilità di confrontarti sulle difficoltà e sulla bellezza appunto di guidare queste moto? Con gli italiani comunque ci parlo quasi sempre e ti dico, tutti mi hanno detto che è una moto bellissima, è difficile all'inizio da capire perché è completamente diversa dalla Moto3, va molto più forte, pesa molto di più, le gomme sono molto più grandi, mi dicono che è molto più simile a una MotoGP di una Moto3, quindi penso che sarà un bello step e proverò ad adattarmi il più veloce possibile, ma sarà importante fare tanti giri nei test, questo è il consiglio che mi hanno detto anche gli altri piloti, quindi lo sfrutterò e vedrò di divertirmi anche lì. A proposito di piloti italiani, l'ultimo pilota italiano che aveva vinto nella categoria più leggera del moto mondiale era Dovizioso. Tu sei il primo ad aver portato a casa invece il titolo di Moto3 per quanto riguarda appunto i piloti italiani. Che sensazione ti dà? Ma una bella sensazione, sicuramente, anche se non fossi stato il primo sarebbe stata la stessa sensazione, credo. Però dai, che dire, fa piacere perché è una bella emozione, ho visto che tutta la gente che mi seguiva, anche gente che non mi seguiva, ha reagito con tanta positività dicendo che me lo meritavo, quindi sono rimasto molto contento, ecco. Senti, è presto per dirlo o insomma ti approcci al campionato di Moto2 con la voglia, insomma, di mettere sempre la bandiera italiana davanti a quella di tutti? Ma la voglia c'è sempre, chiaramente, però prendiamo la cosa step by step, no, non bisogna avere fretta, vediamo da dopo il primo test quello che sarò capace di fare, da lì lavoreremo per migliorare ancora, ma vediamo. Lorenzo, in bocca al lupo per la gara di Valencia, in bocca al lupo per il tuo futuro. Vivi il lupo, grazie. Under your control.